Prima Varl. Adesso è Carro e Itenacht. Il tuo piano spazzerà via un'intera tribù. Ci sarà un altro modo. Ci troviamo in una situazione davvero disperata. Ti assicuro che non ci sono alternative. Ricorda Zirodon. Alle volte servono sacrifici come quello di Elizabeth per far nascere un nuovo mondo. Se pare impossibile, guarda oltre. Ferma. Il canale dati. Esiste ancora, giusto? Devi aprirmelo. Parlerò con Beta. Impossibile, ci scoprirebbero. Allora rischieremo. Esiste un modo per far sopravvivere i Itenacht. Ma non noi. Se gli altri... Se vuoi aiutare, aprilo. Che le stanno facendo? Realtà virtuale dissociativa. Sostanzialmente la fusione manuale di Efesto richiederà moltissime ore di laboriosa microgestione. Se dovesse opporre resistenza, avvierebbero simulazioni che inducono angoscia e disperazione. Beta, puoi sentirmi? Non posso sostenere questa proiezione per molto. Dovevi uccidermi. No. No, guardami. Verrò a salvarti. Promesso, capito? Devi soltanto tenere duro ancora un po' e pensare alla fusione. Contatterò io. Ce la farai. Con la certezza che mi salverai, posso resistere a tutto. Bene. Ho fatto come volevi. Adesso voglio sapere quello che hai in mente. Prenderò l'esercito di Silence. Non serve. Ma voglio l'arma che può penetrare i vostri scudi. E come pensi di riuscirci? Chiedendo gentilmente? Senza Regalla e i suoi ribelli non avrà scelta. Saremo l'unica opzione. Opzione per cosa? Che cosa le hai detto? Questo resterà tra me e mia sorella. Saremo l'unica opzione possibile per Silence. Poi saprai il resto. Ma prima ho un paio di cose da sbrigare. Oh! E quali sarebbero? Seppellire il mio amico. Poi userò l'override che Beta mi ha dato a Gemini per porre fine alla ribellione. Dal cielo. Aloy. Visto che insisti nel fare a modo tuo, sappi che c'è qualcosa che ti aiuterebbe a compiere un vero ingresso trionfale dai Itenacht. Gli antichi titani Horus hanno ancora celle d'energia elettromagnetiche nel loro arsenale. Sganciane una sull'esercito di Regalla e avranno una bella sorpresa. Vai, fa ciò che devi. Io ti raggiungerò alla base se tu costringerai Silence a trattare. Non se. Quando?
Erend, mi ricevi? Aloy. Aloy, sei proprio tu? Sì, sono io. Dove sono gli altri? Siamo tutti. Siamo alla base. Cos'è successo? Sarà più semplice parlarne di persona. Vi raggiungerò al più presto. Va bene. Ti aspettiamo qui. È bello risentire la tua voce, Aloy. L'importante è reagire. Versare sangue. Ehi! Posso avere soltanto un po' di pace per piangere il mio amico? Regalla sterminerà la mia tribù per rovesciare Carro. Gli Zenith hanno Beta e Gaia. Non possiamo abbandonarci alla disperazione. Cotallo ha ragione. Dobbiamo lottare. D'accordo. E il piano quale sarebbe? Affrontare tutti i ribelli di Regalla? Per non parlare degli Zenith. Cosa possiamo fare? Lanciarci contro la loro base? Più o meno. So. Dopo aver perso il contatto con te, siamo andati tutti a Gemini. Come? La registrazione sul focus di Varl finiva quando Eric... Gli Zenith tracciavano Efesto. Quando Gaia l'ha intrappolato, ci hanno trovati. Varl ha provato a fermarli. Ora hanno Beta e Gaia. Sono viva solo perché una degli Zenith si è ribellata agli altri. Una di loro? Beh... Almeno tu sei viva. Che cosa facciamo? Sconfiggeremo gli Zenith. E riprenderemo Beta e Gaia. Ma prima... fermeremo Regalla. Come? A Gemini, Beta mi ha fatto... un dono. Devo fare una cosa affinché funzioni, ma porrebbe fine al bagno di sangue. Sembra che Regalla si stia mobilitando per attaccare in massa il bosco. Io... devo andarci. Lo so. Vai. Combatti con Ecarro. E tieni d'occhio il cielo. Vai a segno come i dieci. Mentre voi, se dovete ultimare dei preparativi, migliorie, rifornimenti, è ora. Tra non molto dovremo affrontare gli Zenith. Saremo pronti. E quando puoi, raggiungimi all'uscita est. Devo parlarti in privato.
Perfino nei momenti più bui, tu sei la fiamma che illumina la via da seguire. Rispondi a una cosa. Almeno potrò picchiare un bel mucchio di bastardi Zenith. Ovvio. Bene. Prima di ogni altra cosa dovrei parlare con Su. Sembrava importante. Vieni, Aloy. Venivamo sempre qui, a curare il giardino. A volte mi serviva aria. Altre volte, invece, venivamo solo per guardare l'alba. Quando siamo tornati da Gemini, ho pensato di seppellirlo qui. Ora può sempre guardare verso Cantopuro. Più a est, verso le terre dei Nora. L'avrebbe amato. Raccontava di sua sorella, Vala. Di quando raccoglieva i fiori, dei fiori dorati, li intrecciava alla lancia. Per la madre era inutile, ma era testarda. Sì, lei era fatta così. Ci ho messo un po', ma ho trovato il fiore. E ho preso i suoi semi. Esili rami si spezzano, radici marciscono, ma ancora i semi germogliano e le genti gioiscono. Alla morte segue altra vita. Così è per la terra. E così è per noi. Sono incinta, Aloy. Volevo dirglielo quando sarebbe tornato. E invece, un giorno, porterò nostro figlio. Ci siederemo tra i fiori. E guarderemo l'alba. Non ho mai potuto ringraziarlo per avermi salvata, sì, ma anche per aver creduto in me. Lo sapeva. Addio, Varl. Giuro che avrò cura di loro. Io tornerò a farti visita quando potrò. Ma adesso devo usare il terminale di fabbricazione per installare il nuovo override sulla lancia. Poi mi procurerò un surcasole per un ingresso in scena che Regalla non scorderà.
pulire anche la tua. Ovviamente. Override installato. Ora mi serve un solcasole. Credo che ci sia un nido in cima alla montagna. Bene, troviamoci un solcasole. Meglio salire sulla montagna. Bene, qui ci sono dei solcasole. Devo avvicinarmi molto piano. Le sue ali possono assorbire la luce solare. E scommetto che vola veloce. Energia da uno degli antichi titani Horus. Prima occorre generare un impulso per attivarle. Ti ho inviato il software necessario. Per usarlo esegui l'override su una delle macchine di comunicazione che chiami Colli Lunghi. In mezzo al deserto ce n'è uno che fa al caso tuo. Vado. Ecco il collo lungo. Devo atterrare sulla testa. Come si fa ad atterrare? Eccomi. Tilda, override sul collo lungo fatto. Brava, le celle d'energia sono attive.
Prendine una da un Horus. La più vicina è a nord-ovest rispetto a te. Regalla resterà allibita quando la sgancerai sulle macchine. Grazie per l'aiuto. Te l'ho detto, voglio aiutare. I ribelli di Regalla. Rinforzi, forse. Diretti verso il bosco. Spero che Carro e Tenact resistano ancora un po'. Cella d'energia. Sul dorso del titano. Ho la cella. Andiamo subito al bosco. L'impulso del collo lungo deve aver riattivato tutte le celle d'energia nella regione. Posso prenderne altre da qualsiasi Horus che trovo. Potrebbero servire, anche dopo lo scontro con Regalla.
Avanti! Inginocchiati e ti donerò la morte che tu non hai saputo infliggere a me. Sono morte! Le macchine, tutte quante, sono morte! Che? Com'è possibile? Regalla! Basta, carneficine! Ora battiamoci! Io e te! È facile dirlo in sella a una macchina. Volevo attirare la tua attenzione, ma posso sconfiggerti anche senza. Bene. Accetto la sfida. E una volta che ti avrò sistemata, completerò il massacro. Questo lo vedremo. Inizia il duello. Che nessuno interferisca. Che sollievo.
mi arrendo. Dello scontro. Sì, lo è. La mia storia passa per la tua morte. Questa è la mia forza. Non sai fare di meglio? Se mi offressi il tuo sangue, lo sputerei a te! Thank you.
Colpisci! Con forza! Distrutto tre colossi da sola. Ancora qui. Alla mercé di leccapiedi e codardi. Avanti! Eliminatemi! Non una parola, traditrice. Sei stata tu ad arrivare sulle ali dei Dieci. E tu l'hai sfidata, quindi tu deciderai la sua sorte. Io già l'ho risparmiata, peggiorando soltanto le cose. Era la migliore dei miei marescialli. Che spreco. È pericolosa, lo so. Ma forse è quello che mi serve. Vigliacchi! Che cosa avete ancora da cospirare contro di me? Che tu viva o muoia. Non intendo perdonare i tuoi crimini. Ma ci aspetta una battaglia. Contro un nemico più potente di quanto tu possa immaginare. Servono persone, una squadra, per fare quello che va fatto. Non voglio la tua pietà. Non è pietà. La battaglia di cui parlo sarà un vero e proprio incubo. Meglio che morire così. Il mio sangue è tuo, e i tuoi nemici sono miei. Vediamoci alla nostra base, nei monti sopra Cantofuro. La lasci andare da sola, senza una scorta armata? Non penso ne abbia bisogno. Mi troverai lì. Hai la mia parola. Allora ci conto. Capo, c'è una cosa che dovete vedere. Nella sala del trono. Si è arresa alle nostre guardie fuori dal bosco. Straniera che ha sconfitto Regalla. Allora, parla. È solo per lei. Da una parte interessata. Voglio ascoltare in privato. Sgombrate. Lui mettetelo con gli altri ribelli. Ci rivediamo alla base. Hai salvato la tribù. Io voglio darti una mano. No. Senza Regalla, puoi costruire il futuro che hai sempre sognato. Continua la tua missione. Lascia almeno che ti doni questa. Una corazza per la battaglia. Ti proteggerà.
Grazie. Ma tu ti rendi conto di quello che hai appena fatto? Oh, ben trovato anche a te, Silence. I miei complimenti per la vittoria. I Tenacta hanno qualche settimana in più. Purtroppo in questo modo hai condannato il mondo intero. Sbagli. Non mi servono i Tenacta per gli Zenith. Oh, Aloy. Non hai imparato niente sul nemico che stiamo affrontando. Più di te che continui a nasconderti nel tuo buco. Ho un'idea migliore di tutte quelle che hai avuto tu. E sarebbe? No, non qui. Faremo a modo mio, faccia a faccia, e con l'arma che hai sviluppato. E perché dovrei accettare? Perché solo con me puoi battere gli Zenith e ottenere la copia di Apollo che hanno sulla nave. Vediamoci alla mia base, a ovest di Cantopuro. Rassegnati all'inevitabile, Silence, e affidati a qualcuno che sa cosa sta facendo. Non tardare. Ce l'ho fatta. Silence è con noi. Vieni alla mia base. Notevole. Ti raggiungerò al più presto. Ora che posso volare, vediamo se c'è qualcos'altro di cui occuparmi.